Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Ovviamente vi auguro buona domenica e vi porto la beta di Destiny. Questa volta perché volevo farvi vedere questo gioco visto che l'hanno resa open, quindi l'hanno aperta a tutti. Mi fa veramente piacere potervelo presentare. Io sono andato un pochettino più avanti, così magari vedete una missione diversa dalla prima. Sono veramente lunghe e non mi aspettavo che una beta fosse così, diciamo, ben costruita, perché comunque si incentra principalmente sulla storia, anche se è possibile integrare nella storia proprio i vostri amici. Quindi questo fa molto piacere. Come potete vedere, qui nel personaggio posso migliorare le varie cose, sono i vari miglioramenti dell'assaltatore, eccetera, le varie armi. Poi ovviamente armi pesanti non ne ho ancora, equipaggiamento, ci sono marchio dell'ascesa, sì. E poi ovviamente le corazze delle gambe tipo Minecraft, il casco, i guanti, la corazza e la corazza delle gambe. Quindi ragazzi, è molto semplice come gioco, sembra molto bellino. Come sapete, l'ha prodotto da Bungie insieme ad Activision. Qui c'è lo zampino se dei produttori di Halo, come c'è lo zampino di produttori di Call of Duty. Infatti, come potete vedere qui, guardate qui bene, c'è l'arma, le armi sono tipiche di Call of Duty, però i scenari grafici, comunque sia la fa il tema fantascientifico è quello di Halo, molto simile a Halo. Adesso mettiamoci le cuffie, ragazzi, perché vi faccio vedere un pezzettino di storia. La farò durare poco, perché comunque sia, non voglio spifferarvi troppo, anche se domenica alla fine, quando vedete questo video, sarà già finita la beta. Questo sono ovviamente avversari, uno stiletto. Io mi nascondo qui, anzi scendo da qui. Ok, perfetto. Questa cosa. Bello. Questa cosa non l'avrei mai scoperto. Una cassa. Oh, diamanti, ragazzi, diamanti. Oh, che cazzo è quello stronzo? Che cazzo è? Minchia, fortissimo ragazzi, mi ha devastato. Vai, lasciamo perdere, va. Allora, facciamo così, andiamo da lì. Bam! Bam! Addormentati tutti e due. Oh, dietro, dietro, dietro. C'è nessuno? Scappa, 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 scappa. Io ragazzi, evito certe volte i combattimenti di poco a poco, ma vedete ragazzi, la mira è molto precisa, questa cosa mi piace molto in questo gioco. Vabbè, poi ovviamente senti questi ululati nel sottofondo, fanno paura. Allora, dobbiamo andare verso la freccetta bianca, che c'è lì sopra nella mappina lì a sinistra. Tipica di Call of Duty, mi sa indicata sopra, non sotto. Prima del Allora, crollo, devo sto andare. posto doveva Ok, ecco. essere incredibile. Migliaia di uomini a bordo delle navi colonia, in partenza per nuovi mondi. E ora, solo dei caduti che ne predano i resti. È così, purtroppo si muore, si vive, eccetera. Poba. Per i sardi questo. Poba. Fantastico. Grande. Allora, piano delle falene. Antica Russia, dai ragazzi, siamo in antica Su per Russia. la collina, l'edificio con il radar, è l'osservatorio celeste. Ok, ho già visto un nemico lì davanti. Qui non c'è. Ah, qui c'è un tubo. Ok. Allora, andiamo qui dentro, non vedo niente. Qui cosa c'è? Lì c'è l'avversario. Me lo indica nel radar, quello lì che è in fondo. Andiamo dritti noi, così evitiamo. Cerchiamo di fare tutto in stealth. Tutto in stealth no, perché ormai ce l'ho cassato anche prima. Allora, andiamo qui. Non c'è nessuna traccia di nemici, di caduti. Oh, sento qua. Sento un rumore di. Ah, ecco. Raccoglie di fil metallo. Che cazzo era? Fil metallo, boh. Oh, certe volte sentite rumori strani nella mappa e giustamente trovate roba. Alla cazzo di cane. Andiamo qui su. Se ti metti a correre, cacchio. Ah, ragazzi, non so se mi. Non vi ho fatto vedere all'inizio, ma mi so. Aspettate che c'è un nemico qui, c'è un nemico qui giù. Qui giù, qui giù. O qui su. Ma sono qui giù tutti e due. Comunque, all'inizio, ragazzi, mi sono fatto il moicano per essere tamarro in questo gioco.
Perché giustamente bisogna essere tamarri. Eccone uno. Cazzo sono. Ok. Oh, Marco Giuda! Usciamo il capitano che è il più forte. Bello, non mi si è abbassato tutto. Ah, è molto semplice sto stronzo. Usiamo il fucile a pompa. Mamma, shot bitch. Brutto stronzo. Carichiamo le armi, ragazzi. Ok, ci esemo. Allora, abbiamo entrato in questo edificio abbandonato, quindi dovremmo trovare qualcosa. Ah, questo, ragazzi, dov'è sto minchiottino piccolo, piccolo, piccolo? Questa specie di rombetto è il nostro, come si chiama? Spettro. Il nostro spettro che ci dà una mano nella perlustrazione di ogni tipo di mappa, di ogni tipo di Siamo mondo. dentro. Questa voce che Questa sentite in è una delle sottofondo è vecchie lui. stazioni satellitari dell'Osservatorio Celeste. È Ok. collegata alle colonie lunari. Ok. Quindi andiamo qui avanti. Qui non c'è niente. Rientro limitato. Ah, che palle. Sicuramente c'è qualche boss da buttare giù, ragazzi. Complesso lunare, quindi non avrò la possibilità di tornare indietro in Fine della questa. corsa. I caduti hanno sigillato la porta. Ma posso aprirla? Non avrò la possibilità di tornare, cioè dovrò rifarmi tutto da capo, cioè da questa, da quando sono entrato in questo edificio. Vediamo se riusciamo a aprire sta cosa. Evoca lo spettro, evochiamo, ragazzi, a tipo Yu-Gi-Oh! Evochiamo lo spettro che ci aprirà la porta. Sono sicuro che troveremo qualche nemico I caduti abbastanza non volevano che forte. nessuno entrasse o uscisse. E invece noi entriamo comunque. Vedete? Ok, andiamo avanti per dettagli. Guarda, non scopri come nascondono i caduti, ok. Questo cos'è? Rilevo movimento e la cosa non Ok. mi piace per niente. Tranquilla. Certo, movimento sono tutti nemici. Ma che cazzo sono? Un alveare. No! Porco Giuda! Oh, tranquillo! Oh, che cazzo! Danno in parte, sti merdoni! E venite! Vieni! Ti aspetto! È facile giocare così, eh? L'alveare! Guarda! Questi! Un accolto! Ancora? Ma quanti sono? Bam! È vero che non ho coltello con B qui, cazzo, ragazzi. Me lo scordo sempre. Allora, due proiettili. Carichiamo le armi, che se no siamo senza. Schia, ok, allora. Perfetto, ci siamo. Saliamo qui su, dobbiamo trovare l'albero e C'è una distruggerlo, mi sa. maliarda qui. Se vedi qualcosa che fluttua nell'aria, distruggila. Mischia, via quelli qui. Alcol. Dai, uno. Due, headshot bitch. Ho sbloccato un'altra arma che. Neo che arma ho sbloccato? Oh no. PS Umbra. Proviamo questo fucile a impulsi. Allora. Mamma mia, armi laser. Ecco, però si scarica molto velocemente, vedo. Mamma, shot bitch. Oh, tranquillo! Oh, mi stanno devastando, raga, sono troppi. Allora, cos'è quella palla? Liscio come l'olio? Prendo il giro per raggirarmi, si stronzone. Tranquilli, vi ho detto, di stare tranquilli. Allora, eccola lì, quella che è brutta. Dottra, progetto. Che cazzo era? Vai, devastata. È un po' un casino, io preferisco l'altra arma, ragazzi. Solitamente. No, preferisco questa. Oh! Bello, bello! Pensavo fosse in start, invece non mi blocca niente. Che palle. Vabbè, mi tocca rifarla, ragazzi. Ripartiamo ancora.
Vamos, va, devastiamo sta cacchio di complesso. Ti aspetti. Ma non muore un schiavo. Ma sono più resistenti del solito, raga, sono potenziati. Accolito. Oh, dai, dai, dai. Dove sei? Dove sei? La baliarda è qui. Oh, ancora! Mamma, soldici! Un pugno in bocca gli ho dato, ragazzi. Ma non ho paura, questi schiavi. Sembra tipo Dead Space 3, come ti vengono addosso. Dove scappi, stronzo? Dove scappi? Che schimpura. E si nasconde, se ne va via, vedi? Basta fare così, colpo colpo, singolo. E vedete come muoiono subito questi qua. Guardate, olè. Non ci credo che riprende per difendere quella contra, quella cosa lì. Se no così basta. Basta, qua via. Bam, uccisa. Ok, sono a livello 4. Recuperiamo un po' di munizioni. Muoiono tutti ovviamente. Lo secolo di quell'alveare non è più sulla terra. Quella maliarda viene da lui. Credevo che abbiamo mai li avessimo confinati là. Abbiamo sbloccato un potenziamento. Quanto pensiamo. Ok, manca poco per il resto. Lasciamo perdere. Ok, abbiamo ucciso questa matriarca, cos'era, gotra, roba del genere. Abbiamo ucciso tutta la gente che c'era qui. A fine missione, lasciamo così ragazzi. Finita questa missione, noi ce ne andiamo via. E ce ne andiamo via a questo paese. Grandissimi ragazzi. Comunque sì, avevo dato un assaggio di Destiny. Spero che l'abbiate provato in questa beta che era dal 23 al 27. Al 27 sì, fino a domenica, cioè oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Spero, vediamo un attimo ragazzi, se comprarlo o meno al lancio. Al day one dovrebbe essere il 9 settembre. Sì, se non sbaglio il 9 settembre. Deciderò bene ragazzi, perché non è un titolo che mi entusiasma tantissimo. Perché è un tema fantascientifico che non ho adorato neanche su Halo 4. Io ad esempio ragazzi non ho mai giocato tutti gli Halo, ho giocato solo Halo 4. Non mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Non è un classico FPS, però diciamo che è simpatico per le meccaniche che sono tipiche di Call of Duty, come la mira eccetera. Invece su Halo non mi piaceva il fatto che non potessi mirare con l'arma principale che teneva Master Chief. Quindi ragazzi, da cura notte è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella raga!